Dai quaderni di Maria Valtorta, 20 gennaio 1944. Dice Gesù: ti voglio spiegare l'epistola del Vangelo della Messa di ieri. Ieri eri troppo stanca perché io lo facessi. Chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvo, è detto nel brano evangelico. E nell'epistola si dice: non vogliate dunque gettare la vostra fiducia, alla quale è serbata grande ricompensa. Ora vi è necessaria la pazienza, affinché facendo la volontà di Dio possiate conseguire ciò che vi è stato promesso. E poiché ancora un tantino c'è, e chi ha da venire verrà e non tarderà. Il giusto vive di fede, se però indietreggia, non sarà più gradito all'anima mia. Ecco, figlia, abbi sempre presente in questo e nei molti accasciamenti futuri, frutto tutti della anticarità che ti circonda, queste luminose parole. Sono quelle che hanno fatto la forza dei martiri, dei tiranni e dei martiri dei familiari o dei superiori. Occorre perseverare fino alla fine, nonostante schermi, urti, pressioni, pene. Io sono il premio dato ai perseveranti. Pensa, Maria, io, il tuo Gesù. Ma che ti saranno allora queste spine che ti trafiggono ora e ti fanno tanto soffrire? Un nulla, anzi, più che un nulla, una gioia. Le guarderai con amore, le bacerai con riconoscenza, perché proprio per esse avrai me sempre più potentemente. Ogni pena superata senza flettere è un lamento di fusione nel cielo. Ricordatelo. Là tutto è visto in una nuova luce. Anche quelli che ora ami unicamente per amore mio, perché il loro modo di agire spingerebbe la tua umanità a non amarli, là li amerai di tuo, perché li vedrai come mezzi che ti hanno dato quell'infinito tesoro che io sono. L'ultima preghiera dei martiri era per i loro carnefici, perché giungessero alla luce. L'ultima preghiera dei santi per i loro oppressori, perché giungessero alla carità. Non sai, tu non lo sai, ma io te lo dico. Molti superiori conventuali, che un'umanità vivente in essi, nonostante la loro veste di rinuncia alla carne, portava alla superbia e perciò all'anticarità verso i loro soggetti, sono giunti al pentimento e da questo ad una rinascita spirituale, origine di una nascita al cielo, proprio per le preghiere di un santo del loro dominio, il quale ricambiò le loro durezze e le loro ingiustizie con atti di soprannaturale amore, pregando e soffrendo per la redenzione di quel cuore che era per loro così poco benigno. Ora in cielo i miei angeli mirano vicini e l'oppresso e l'oppressore, e non è l'oppressore il superiore ora, è l'oppresso, il quale come padre amoroso guarda con gioia il suo salvato, entrato nella vita eterna, in grazia del suo vero amore. La luce di questi spiriti, che hanno salvato i loro tormentatori, è luce speciale e viene dal raggio del mio costato aperto, del mio cuore che pregò sulla croce per i suoi crocifissori, poiché quelli che pregano per chi li fa soffrire sono simili a me, che pregai per i miei carnefici. Fiducia in me che vedo e pazienza verso gli altri, verso le cose che vi si accaniscono contro. La ricompensa è tale che merita ogni sacrificio e non tarderà a venire. Non ti accasciare, lascia che gli altri siano ciò che vogliono essere, tu sii mia e basta. Anzi, prega, è la carità più grande, perché gli altri siano ciò che io voglio che siano. E sì, sempre più mia. Vai in pace. Ti benedico. Bene, fermiamo la lettura di questo brano breve ma intenso, ecco, che ruota, come abbiamo ascoltato, su alcuni concetti fondamentali. Anzitutto quella della perseveranza. È un commento alle letture della Messa del Tempo. Le letture della Messa del Tempo, per chi conosce la Messa dell'Antico, erano sempre un'epistola e un Vangelo, quindi c'è un versetto del Vangelo, chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvo, e un brano dell'epistola di San Paolo,
che invita a guardare lontano, quindi non perdere la fiducia, perché alla pazienza è riservata una grande ricompensa. E Gesù commenta entrambi questi aspetti. Primo, la perseveranza nonostante scherni, urti, pressioni e pene. Gesù si definisce il premio dato ai perseveranti. Quante volte Padre Pio diceva ai suoi figli spirituali che la fede non è di chi bene comincia, né di chi va avanti per un certo tempo, ma di chi persevera fino alla fine. Io sono sacerdote da 17 anni, non tantissimo, ma tante volte, ecco, ho dovuto provare nel cuore il dolore, ecco, di vedere anime che magari si erano un pochino riavvicinate, avevano cominciato a camminare, e purtroppo ogni volta che questo accade è inevitabile che venga il diavolo a cercare di mettere i bastoni fra le ruote. Questo lo fa sempre, ma il Signore aiuta, ecco, chi si apre a combattere, a resistere e a vincere. Quanti però sono caduti? Ecco, non basta, ecco, cominciare bene né camminare per un po' di tempo. La grande sfida della nostra santa fede è appunto la perseveranza finale, fino alla fine, che dobbiamo chiedere ogni giorno. Non è una cosa semplice, è una grande virtù. La perseveranza è una delle parti integranti della virtù cardinale della fortezza, perché consente proprio di andare avanti nonostante tutto, mantenendo salda fino alla fine la fede. E dentro questo contesto Gesù spiega che quelli che ci fanno adesso del male, quelli che ci trafiggono con le spine, dall'altra parte saranno considerati una gioia, perché grazie ai loro tormenti che la nostra, come dire, felicità soprannaturale sarà più grande. Per esse avrai me sempre più potentemente. Ogni pena superata senza flettere, quindi senza tornare indietro, senza indietreggiare, è un aumento di fusione in cielo. E Gesù dice: ricordatelo. A me è capitato recentemente di interloquire, non mi ricordo in che circostanza, se di persona, se realmente al telefono o per mail, non mi ricordo, però con un'anima che manifestava, come dire, santo stupore quando gli dicevo: dico, guarda che in paradiso non è che siamo tutti uguali, sotto certi punti di vista sì, ma sotto altri no. Cioè, chi ha più dato al Signore, chi ha più amato il Signore, chi ha più sofferto per Lui, chi ha compiuto più opere in suo nome di ogni genere, è in paradiso godrà di più. E ricordo questa recente esperienza, lo stupore che manifestava questa. Dico, non lo sai? No, non ci avevo mai pensato. Dico, pensaci, perché non è la stessa cosa fare una cosa o un'altra. Dentro un orizzonte di fede, certamente noi non è che viviamo la fede un po' come mercenari, no? Cioè, dico, più faccio, più mi aspetto chissà cosa. Non è questo, questa verità va vissuta nell'orizzonte dell'amore. Chi ama tende sempre a dare di più all'amato, però bisogna ricordarlo. Noi abbiamo soltanto la vita terrena per crescere in meriti e in carità. Gesù poi si sofferma su due grandi esempi, no? Le ultime preghiere dei martiri per i loro carnefici e l'ultima preghiera dei santi per i loro oppressori. Quindi qui Gesù sta parlando a Maria Valtorta, che anche quando era in vita, dopo la morte, l'inferno contro di lei si è scatenato ancora peggio, ma anche in vita ne ha passate di tutti i colori, quindi di gente che la prendeva per matta, che la perseguitava, che la dileggiava, eccetera. Sono cose che sul cuore giorno dopo giorno pesano. E Gesù fa questo esempio con cui chiudiamo. Ci sta attento, guarda, che non è che se uno ha la veste da superiore di un convento ipso facto è santo. Alcuni erano ancora abbastanza superbi e poco caritatevoli, hanno maltrattato quei poveri sottoposti, malcapitati, insomma, con brutte cose, con durezze, ingiustizie a volte. E questi hanno subito, hanno sopportato e hanno reagito con atti di soprannaturale amore e sono stati la causa della salvezza di questi superiori, che senza questa offerta forse avrebbero fatto una brutta fine.
Dice poi al paradiso i ruoli si sono invertiti, perché il superiore è diventato inferiore, l'inferiore è diventato superiore. Superiore perché è grazie a lui che il superiore della terra non ha fatto una brutta fine. Ecco, noi dobbiamo sempre abituarci a ragionare, essendo credenti, essendo cristiani, con ottiche soprannaturali. La vita non finisce con la morte. Ci sono molte cose che si vedranno dopo, si conosceranno dopo. E il Signore, dice San Paolo in un'altra parte, metterà in luce le intenzioni profonde dei cuori. Allora avrà ciascuno la sua lode da Dio, perché non chi si loda, come dice il proverbio, chi si loda si sbroda, è grande davanti a Dio, e nemmeno chi è lodato dagli uomini. La lode degli uomini conta meno che nulla. Conta se il nostro Signore, quando andremo dall'altra parte, ci dirà, come dice nel Vangelo, bravo, servo buono e fedele, hai fatto bene, adesso prendi parte alla gioia del mio padrone, e adesso lo facciamo conoscere, adesso è il momento, quello che di bene hai fatto in maniera nascosta e segreta anche per chi non lo sapeva, no? Quindi ci congediamo con queste parole di Gesù: fiducia in me che vedo e pazienza verso gli altri, verso le cose che vi si accaniscono contro. La ricompensa è tale che merita ogni sacrificio e non tarderà a venire.